覚めたまえ我が主たちよ。Non proprio, era non ricordo, era molto confuso e credo che alla fine abbia riattaccato lui per la furetta di qualcosa. Va bene, ti ringrazio. Passo la cornetta, stupido vecchio. Io voglio chiedere scusa a qualsiasi fan di JoJo perché Joseph è anche il mio personaggio preferito. È anche il mio Joestar preferito, però sì, nella quarta stagione è un vecchio di me. Ovviamente, è il Joestar preferito, seconda serie. Ma... E ritorno da Connor. Several months later. Jonathan scenderà dopo aver chiuso la chiamata. E scenderà giù al piano di sotto, dove immagino ci sia Connor era rimasto al piano di sotto, e farà ho avuto una conversazione interessante, ho chiamato la Speedwagon e mi hanno detto che Josuke e gli altri erano preoccupati, a quanto pare avevano visto un uomo con una stella sul corpo girare da queste parti. Curioso, non trovi? La conoscenza del sangue dei JoJo, come più o meno forse la storia che gira dei Senju, sanno che la stella è il simbolo dei Joestar, tutti quanti ce l'hanno. È una cosa che non sono una... La faccenda di Joestar non è niente di famoso, nessuno sa che la gente ha i poteri. La famiglia Joestar è una famiglia britannica con un nome estremamente stupido che semplicemente si è in Python trasferita in America. Ok, d'accordo. E chiunque sia soltanto interessato a quello. E infatti ti stavo per dire, una voglia a forma di stella è sicuramente singolare, ma non è una curiosa coincidenza per te, perché tu non sai che Josuke ne ha una, non sai che Josuke ne ha una. Ok, sto facendo un po' meta in effetti, chiedo scusa. Allora. Domanda al Master, Jonathan ne ha una? Sì. Ok, Jonathan... Tutti i Joestar ne hanno una. Jonathan ne ha una sulla caviglia destra. No, dietro il collo. Ah, ok, scusami, dietro il collo, va benissimo. Tra collo, praticamente, dal lato sinistro, tra collo e spalla, c'è questa voglia color praticamente rosa. Sì. A mo' di stella. Una perfetta stella a 5 punte. Famosissime voglie a forma di stella. Famosissime voglie a forma di stella, sì. Allora, a questo punto dico, curioso. Qualcuno abbia una voglia a forma di stella, in effetti. Avuto questa persona. Scusi Connor, immagino che lei non ne sia a conoscenza. Mi giro, mi abbasso il colletto della camicia. A quanto pare un membro dei Joestar. Io sono avuto. What? Nani? Che significa? No, parente suo quindi. Oddio, detto francamente. È un membro dei Joestar e può sembrare che faccia parte di una gang che abbia esatto. Anche perché... Suppongo sia... Suppongo sia un suo parente, quindi. A quanto ho capito, la famiglia Joestar è abbastanza ramificata oltre l'Inghilterra e anche oltre l'America. Diciamo che quel vecchio si deve essere dato parecchio da fare in gioventù. Ah, davvero curioso. Questo forse avremo avere possibilità che tu lo conosca oppure... Difficile. Fino a qualche mese fa non ero nemmeno a conoscenza del parentado. Anzi, non ero nemmeno a conoscenza della mia parentela con la famiglia Joestar, altrimenti gli avrei di certo chiesto più soldi. mi piace da queste priorità. Dopotutto, a quanto pare, non sembrano essere poveri. Ah, beh, questo chiaramente è una cosa interessante. Tuttavia, a questo punto direi che abbiamo finito. Meglio andare a cercare gli altri. Sono d'accordo. Dobbiamo rivederci alla piazza. Più lungo restiamo qua... Sì, e più lungo restiamo qua, più potremmo attirare attenzioni indesiderate. Andiamo.
Ah, come se fossero quelli il problema. Lui immagino soltanto che adesso loro se ne vanno e in un angolino buio c'è un'aura viola con Mena Singing Pike. No, più che attenzioni altro, indesiderate. Più che altro attenzioni indesiderate, siamo venuti qui letteralmente fluttuando. Quindi... sì, sì, tipo, hai ragione, è meglio non dare nell'occhio. Andiamo. Bam, bam, è quello che dico sempre, sempre nell'anime, però ne frega sempre, quindi che devo dire. Vabbè raga, per loro è martedì, non è niente di particolare. Dobbiamo fare città. Comunque, infatti, sì. Alzo, voi uscite da casa Nagashikata e salite sul vostro destino invisibile che voi vedete e ripartite, e ancora una volta ripassate i gangster che non si sono mossi da lì. C'è tipo un agente di polizia che tipo: andiamo maledetti teppisti, pensate veramente che mi beva che due persone volanti siano passate su. Oh! E tutti quanti sono tipo oh! Oh! E proseguite e vi dirigete verso la piazzetta. Mi correggo, ulteriori attenzioni indesiderate. Dov'è che avviene lo scontro finale tra Josuke e Dio? Londra? Non è Londra. Dio, no, scusami, vuoi dire Jotaro? Sì, Jotaro, scusami. Ah, è Cairo. Esatto, da qualche parte nella zona. Ricordiamo tutti che la città non è stata più la stessa dopo lo scontro. Ma di cui sono i volanti, orologi che esplodono. Che cazzo succede? Così tutto un rullo compressore lanciato. Peggio di un terremoto, praticamente. Peggio di un terremoto. Città coperta di coltelli. Ma Yoshita e... invece di uscite Kazuo, fate qualcosa? Dopo che abbiamo recuperato quelle informazioni, credo che inizieremo a tornare anche noi verso il luogo d'incontro, quindi se non ricordo male la pietra di Angelo, come si chiamava? Questa sorta di piazzetta che è un incrocio di alcune strade, dove c'è la pietra di Angelo, che vi ho dato per ricordarvelo, e questa pietra con la fattezza quasi di un volto umano, anche se molto grottesco. Sì, certo. E molto semplicemente Kazuo, mentre cammina, ritira fuori la sciarpa che stava facendo all'uncinetto e ricomincia senza fare particolarmente altro. D'accordo. Dunque, sì. Yoshita nel frattempo, in che anno siamo? Abbiamo internet? No. Se non sbaglio o i primi 2000. Siamo agli albori degli anni 2000. Wow, ok. Jojo Paite 4 è nel 1999 che prende posto. Ok, allora ho un block notice che sto tenendo per iscritto tutte le informazioni da dare alla Speedwagon Foundation. Va bene, quello che abbiamo scoperto noi, ossia che mi sono buttato da una finestra. E che la gente si spaventa quando persone si buttano. Bene, apprezzo il tuo lavoro. Allora, comunque sia, diciamo che in un modo o nell'altro, chi più velocemente, chi più discretamente, chi semplicemente stiriancavoli, vi dirigete verso la piazzetta aspettandovi più o meno di incontrarvi, scusate. Allora, da una parte... Jonathan e Connor hanno il vantaggio di viaggiare a una modesta velocità, dall'altra parte sicuramente le escapades di Kazuo e Yoshita hanno richiesto leggermente meno tempo che una perquisizione di una casa. Diciamo che comunque Jonathan e Connor con un leggero vantaggio, voi due fatemi entrambi un tiro di interazione. Jonathan e... Scusami. Ok, subito. Interazione, vabbè, quindi il mio stand non conta comunque un cazzo. Ok. Sì, anche questo non è nulla... Cioè, non potresti usare comunque lo stand, tu puoi tirare i due dadi, ma i due dadi, quindi il dado bonus,
No, anzi, che dico, i due dadi, soltanto lo stand può usare di entrambi. Tu puoi usare il tuo dado di interazione perché è una questione che tu devi intuire. Lo stand, non avendo una volontà propria, non te lo può spiegare, ovviamente. Ok, vado. 8, bassino. Ale, vai tu? Provo io, vediamo un po'. 5, direi ancora peggio. No, comunque io comunque più 3 anch'io a sto punto, quindi no. Più 3 in che cosa? Aspetta, no, interazione a 1 che sto dicendo. No, ho fatto il 6. Ok. Arrivate, mi sembra tutto a posto. Vi sedete su una panchina e siete molto presi da quello che sapete. Vi state assicurando di non scordare i dettagli che potreste aver mancato, aspettando gli altri. Così, se è successo qualcosa, secondo voi è tutto a posto, lettere giapponesi viola, o meglio lettere ideogrammi giapponesi viola, passano attraverso lo schermo, ma ovviamente voi non li notate. Dopo questione di minuti avete avuto un tempismo fantastico e, come ho detto, anche se voi avete impiegato più tempo eravate molto più veloci nell'andare e tornare, arrivano anche a piedi Yoshita e Kazuo. Anche voi due mi potete fare un tiro di interazione. Certo. Soltanto con il koipo, non usando le cose della stand. Ok. Vuol dire che Yoshita muore. Quindi io ho interazione 1, quindi è un 1. 16. Non so l'intelligente. Yoshita, tu arrivi, vedi gli altri due, ti sei segnato tutto. Ok, ora di scoprire di vedere cosa avete scoperto. Ok? Ok. Quindi tu li vedi e ti dirigi subito da loro. Sì. Connor e Jonathan, vi accorgete subito, prima di tutto, di Yoshita che arriva a passo spedito verso di voi. Ancora trovate fastidiosa la costante presenza di Master of Puppets a tutto attorno al suo corpo. Ogni passo, ogni piegamento, ogni cosa, ricordiamo che c'è appunto un braccio violetto che lo afferra, che afferra la parte del corpo in questione e la muove fino nel più piccolo spostamento, e per voi che vedete le stand è piuttosto fastidioso. Aishi non è presente e tu appunto tu li approcci. Kazuo, anche tu li vedi, cominci a seguire Yoshida, però non riesci a capire precisamente cosa. Ma giureresti che qui manca qualcosa? C'è qualcosa? No, non è soltanto manca qualcosa, è comunque c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Forse ti senti osservato? Forse perché non c'è Aishi, però non pensi che sarebbe così preoccupante. C'è qualcosa non quadra, non ti senti al sicuro. Ok, piccola domanda. Avendo come vantaggio del mio stand intelligente, per caso lui si accorge di qualcosa? Allora, non ti può comunque informare. Stand intelligente vuol dire che è in grado di prendere iniziative, ma ha solo una parvenza di personalità. Certo. Ti faccio il minimo esempio di Star Platinum, che è in grado di intervenire da solo per parlare un proiettile diretto verso Jotaro o far ripartire il suo cuore dopo che si è fermato, ma non può certo sussurrargli cose sbagliate o neanche indicargliele. Ok, a livello di Star Platinum non è a livello tipo di Echoes parte 3, mi stai dicendo. Perfetto. No, quella è praticamente una cosa a parte. O almeno questo è come avevamo sistemato. Ho specificato che parlandone si può sistemare a quel punto, che certo, è praticamente una persona a parte. Ma tu, non avendomi detto niente, ti sei preso il pacchetto standard. Va benissimo. Ok, quindi guardandomi intorno, quindi non noto niente di solo questa brutta sensazione. Non è neanche che non lo noti, ma forse non ci stai facendo caso. Forse non te ne sei accorto. Ok. Sotto certi aspetti ti senti quasi sciocco perché c'è qualcosa che non va, ma cos'è? E tu non riesci a levarti questa sensazione? Ma allo stesso tempo
non riesci a capire cosa c'è che non va e la cosa ti sta facendo, non dico impazzire, ma ti sta stressando. Sì, sì, mi dà parecchio sui nervi. Posso... nel frattempo, ci siamo riuniti ormai, no? Sì, infatti, come ho detto, quindi... tu hai già esatto. Hai visto l'ora e quindi ti sei distratto. Quindi Yoshitan va subito da Connor e Jonathan. Sì. Da Connor e Jonathan, salutandoli. Ragazzi, siete riusciti a trovare qualcosa voi? Beh, in effetti abbiamo trovato delle cose abbastanza interessanti. Voi invece alla scuola? È stata un'esperienza interessante. Mi sono lanciato da una finestra. Oh sì. Non proprio da una finestra, sopra una finestra. Oh sì, immagino che si facciano cose folli durante le investigazioni. Ah, mi viene la scuola. Io mi avvicino, mentre Yoshitan sta dicendo quella cosa, non ci vado molto. Voi per caso siete stati seguiti? Ma non credo, abbiamo... Okay. Vai vai, Connor. Siamo su una motocicletta invisibile a questo punto. Direi che eravamo più veloci, normale. Seguiti? No, oh. Non credo proprio. Non credo proprio. Non lo so. Ho un gran brutto presentimento. Sono l'unico che crede che non sia una buona idea. Tranquillo, ragazzo, tranquillo. E sussurro... centauro, lo faccio alzare in volo, abbiamo detto che era una ventina di metri se non sbaglio, che si può allontanare. Allora, niente, Jonathan fa alzare, fa fluttuare in cielo, perché ricordiamo centauro si può alzare di 20 metri, non è che Jonathan inizia a prendere No, infatti se vi ricordate le stand vi possono sollevare per interagire col mondo con la persona devono avere un appoggio fisico, quindi da soli possono fluttuare, per sollevarvi devono appoggiarsi a terra. Okay. Certo. O ad un muretto. No, guarda, lo faccio guardare in giro e però utilizzerà non è stand cieco, quindi può vedere. Sì, ti dico, tu usa... Allora, questo è un caso un po' particolare, perché ancora, se non sbaglio, lui ha stand indelicato, quindi avrebbe interazione zero. Esatto. Tu stai guardando attraverso lo stand. Esatto. Quindi io ti dico, visto che stai usando lo stand a tuo vantaggio, tu puoi usare entrambi i dadi e quindi tirai il dado bonus, usi soltanto la tua interazione, perché sei tu che stai guardando attraverso lo stand. Ma tanto sì, l'interazione è zero, quindi... Allora, quindi 2 di 20 più 3. 3 di 20 perché stai usando... Perché usando due dadi. Oh! Ho fatto 35. Wow! Sì! Il tuo punto di vantaggio è un enorme vantaggio. Vedi il codice, vedi direttamente dov'è... Vai Chris, vai. Centauro si solleva e tu non stai neanche socchiudendo gli occhi, ma è soltanto come se stessi pensando al posto, hai soltanto questa immagine mentale di ciò che vede Centauro, cominci a parlare che vedi come in maniera stupidamente eloquente, come se gli altri non potessero vederlo da sé. Mi immagino la scena tipo passante piccione, vecchietta, vecchietto, vecchietta con stand, di nuovo vecchietto, vecchietta con stand. Aspetta, cosa? Effettivamente ti senti anche tu un po' stupido quando immediatamente ti rendi conto di cosa c'è che non va. Dov'è la pietra di Angelo? Oh mio Dio, direi che è piuttosto quasi impossibile non notare. Vedi, Jonathan... Questo Giorgio, tutto è possibile. Ma infatti Jonathan, vedete che Centauro ritorna giù, Jonathan si alza, si inizia ad avviare dove dovrebbe esserci la pietra e vi accorgete tutti quanti voi che non c'è la pietra. E infatti, voi praticamente vi girate a destra, di tipo 10 metri più in là, c'è un piedistallo, c'è pietrisco, molto pietrisco, e basta. Huh. Non c'è la pietra di Angelo. Io sapevo che c'era una pietra di Angelo. Sì, eravamo già stati. Ok, e così... Ah, non c'era una pietra lì prima?
Ok, questo è strano. Appunto. Aspetta un secondo. È così insignificante che non l'avevo neanche notata. guardo la zona intorno al piedistallo della pietra. Mi sembra che ci siano segni di erba schiacciata o roba del genere. Interazione. Ok. Ci sono alcune cose ovvie che probabilmente scoprirai se non mi fai tiri orribili, ma interazione per vedere cosa trovi. Considerando che ho praticamente Centauro che mi è sopra la testa, posso usare anche lui? È un lavoro di precisione, devi avvicinarti e guardare. Okay, sì. Avere due persone che guardano nello stesso punto, soprattutto se una non può notare i dettagli, non ti aiuterà. Sì, no, in effetti nella casa mi ha dato bonus perché lui si infilava nei mobili attraverso le pareti e roba. Esatto. È 17, buon tiro, dai. Ok, non è male. Allora, tu vedi che attorno la pietra sembra essere stata... la pietra sembra essersi sparpagliata, appunto, è pietrisco, anche se ti viene da pensare che qualcuno potrebbe aver quasi rotto la pietra, però il pietrisco è poco, quindi poi se l'hanno spostata. E l'erba sembra essere stata schiacciata, ma leggermente in tutte le direzioni. E c'è comunque la parte del piedistallo sporge direttamente sulla strada. Quindi c'è un punto che se qualcuno che ha approcciato la pietra per romperla o spostarla, non avrebbe lasciato segni sull'erba. Il problema, ragazzi, è che noi comunque non sappiamo dell'importanza della pietra di Angelo, quindi... Per quanto mi riguarda, qualcuno ha messo mano a un monumento, è esattamente questo. Maledetti mandali! Cioè, quindi... Un monumento strano, ma... Certo, mi sembra un momento strano per la città per cominciare a rubare monumenti. Sono abbastanza... Siamo in pieno giorno. Mi avvicino a Kazuo, che comunque Kazuo e Connor sono comunque di Morio Cho, giusto? Sì. Mi avvicino, allora, Kazuo e Connor sono di Morio Cho, quindi mi avvicino un attimo a loro e faccio... Sapete se per caso avevano in programma il ricollocamento di quell'orribile pietra? Alessio, c'è una cosa che noti che... con il tuo 17 che è comunque sufficiente, visto che ti metti a guardare l'Eiba, mi hai specificato che guardavi l'Eiba, uh-huh. È sufficiente per notare una cosa. Oramai è, diciamo, relativamente tardi, non è sera, ma è giorno inoltrato, ma rimani sorpreso di accorgerti che sembra che quest'Eiba sia ancora bagnata di rugiada. Ah, ok, allora tocca... Erba bagnata di rugiada, muffa di quella cosa. Non sono ancora estremamente sospettoso perché hanno spostato una cazzo di pietra brutta, quindi... È un sasso. È un sasso. Gli scogli boing boing sono in pericolo. E no, infatti... No, infatti quella di Jonathan non è nemmeno sospetto. Ah, questa è la risoluzione del caso. È più curiosità. Non avevano intenzione di spostare quell'orribile pietra. Oddio, credo... Non saprei. Beh, se l'avessero fatto sarebbe anche un favore alla comunità. Sinceramente l'ho sempre trovata estremamente brutta. Molto brutta. Ma per il resto non saprei cosa dirti, Jonathan. Il problema è che l'hanno spostata in un'ora o simili. Infine. Beh, in America ci dicono sempre che voi in Giappone fate le cose molto in fretta, quindi vabbè, continuiamo le nostre investigazioni. Per Jonathan quello che da come gli era raccontato il Giappone sono semplicemente arrivati degli operai al lavoro di schiavi, sì, che hanno preso la pietra. Bisogna muoversi via. In realtà è per rancore genetico, non perdonerò mai i giapponesi. Esatto, maledetti giapponesi.
Beh, tralasciando questo fatto, cosa ci rimane da fare, quindi? Improvvisamente, in questo momento... Eccolo qua, quello che dobbiamo fare! Ah, bene, dai! No, veramente. Cosa dobbiamo fare? E improvvisamente un grido di terrore giunge alle vostre orecchie. Stavolta non dovete tirare su interazione per sentirlo. Gli altri non so cosa fanno, ma Jonathan tira fuori Centauro, si mette stavolta lui da solo e parte subito nella direzione. Yoshita cercherà di saltare su Centauro, praticamente. No, non è neanche saltare in groppa. Presumo che Jonathan si sia seduto dietro al... No, ti specifico, Yoshita. Jonathan non si siede. Jonathan su Centauro non è comodo sedersi. Jonathan sta in piedi su Centauro. Ok, allora... Non importa, Yoshita cercherà di afferrare Centauro. Sì, va benissimo. Tiro di movimento. Bene, posso usare quello della stand? Sì, perché sì, mi immagino che sarà la stand ad aggrapparsi a Centauro. Che in effetti me l'ho dimenticato, Yoshita non ha movimento, è paralitico. Yoshita ha violenza e movimento zero. Perché... Quindi datemi un secondo e adesso prepariamo il tiro. Tu hai tutto, sei a movimento. Non so molto veloce. Perfetto. 19. Questo vuol dire che appunto Centauro si appoggia sul terreno e Jonathan con un agile balzo gli arriva in groppa, ma i piedi su Centauro, perché certo, perché no, tanto è Giorgio. Vedendo che Pyter, Yoshita decide che è una mossa un po' avventata, oppure che è esattamente l'intervento veloce, la dynamic entry che... Voglio raggiungere il luogo del disagio il più in fretta possibile. Qualcuno è in pericolo. Yoshita balza in avanti, sta per mancare un appiglio, ma una mano viola si estende per quella questione di centimetri che avrebbe avuto importanza, si aggrappa e tira Yoshita su. Mi immagino la scena che Yoshita sta anche a pancia in su con lo stand che struscia per terra. Praticamente. Dopo che ha fatto tutta la strada, Jonathan si ferma. Oh, Yoshita, sei anche tu qui. Yoshita è una bandierina che svolazza al vento, sì, in questo momento. Yoshita sta... sta dondolando e strofinerebbe per terra facendosi un estremo male se continue mani viola non scattassero distinto in un feroce istinto di sopravvivenza appoggiandosi al suolo e tenendo e sostenendo. Cioè, praticamente è una moto dei flitto. Esatto. Ah, grazie Master of Puppets, sei sempre qui prima. Mali mortacci tu. Ora Master of Puppets. Comunque, in un nuvolo di polvere che si solleva per qualsiasi passante, si solleva per nessuna ragione, voi sapete esattamente perché, mentre un uomo in piedi è una persona che sta ondeggiando come un delfino nell'aria, Pythono a 60 km all'ora verso la fonte del disagio. Mi sa che stiamo un po' abusando della... come si chiama la tipo wrestling? La sospensione dell'incredulità di Injojo. Un pochino. State molto sfidando la regola del fin tanto che vi allontanate, la polizia non verrà mai alleitata di questo genere di... Ma che me frega, sono americano. Poi me ne torno nella madre patria. Ma hai visto la merda che è successa in Stardust Crusader? Ma... Immagino... Connor comincerà a tossire per la polvere e fa: ma siamo mica lasci lasciare indietro, andiamo, ci manca tutto il divertimento. Mi trovi perfettamente d'accordo e immagino che iniziate a correre dietro. Sì. La tipica corsa degli anime. Voi, Yoshita e Jonathan, fate forse un 300 metri mentre sentite quella che sembra... sentite delle altre grida. Il primo che avete sentito era uno strillo di paura, forse da una ragazza, e poi avete sentito dell'altro pailare ad alta voce, uilare, cose del genere.
Allora, se mi permetti questa scena, probabilmente Jonathan arriverà con Centauro, frenerà, farà una leggera derapata, Yoshida si staccherà, finirà contro una cassetta della posta, però ci sarà di mezzo Master of Puppets. Sì, esatto. Io sarei già morto in tipo 30 situazioni diverse. E Jonathan si girerà. Ah, Yoshida, sei qui anche tu. È veloce il tuo stand. Forza, andiamo. Sì. Mi sarebbe estremamente piaciuto dire una cosa che succedeva nel mentre, ma d'altronde siete già arrivati. Scusami, quindi... scusami, vai Chris, perdonami. È soltanto che nel mentre che siete a metà strada, avete fatto questi 300 metri, sentite uno sparo. Ah, ok. Bene. Fate altri 200 metri, svoltate un angolo e trovate quello che sembra una sorta di mini market e appunto c'è questa derapata invisibile, però c'è comunque l'asfalto sembra consumato da delle gomme invisibili, l'asfalto non le gomme, con un agilissimo gesto Jonathan balza giù da Centauro e si mette in qualsiasi posa gli voglia. Mentre un corpo in aether ruotante nell'aria va contro una cassetta della posta, la piega, vedi che il corpo scivola giù prima di rimettersi in piedi, ma l'impronta sulla cassetta non è di una sagoma umana, ma di numerose mani aperte. C'è la scena di Yoshida, anzi già qui anche il tuo stand è particolarmente veloce. Saito, diciamo così. Ovviamente per adesso non c'è traccia di Kazuo né di sì, stiamo facendo 300 metri di corsa, quindi sono 500 metri. Pardon. E tu puoi vedere una piccola folla appunto disposta attorno a questo mini market e almeno un agente di polizia che sembra rivolto verso l'ingresso del negozio. E Jonathan proverà a farsi spazio, farà permesso, 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 permesso. Allora, sì, e io uscito ovviamente gli va dietro. Comincia ad aprirti una strada, non è particolarmente difficile, sappiamo che è una cosa estremamente facile negli anime, fin tanto che tu continui a ripetere fatemi passare permesso, ecco, semplicemente scivoli. L'unica cosa, Yoshida lo segue a ruote e per ogni volta che lui dice permesso, Yoshida fa scusi, grazie. Mi spiace. Prego. E arrivi fino al punto in cui hai soltanto una o due persone di fronte e vedi che c'è un uomo armato con una mazza da baseball che ha rotto... ha rotto quella che è sempre una vetrina. Per terra c'è una pistola che vedete fumare, ma appunto per qualche ragione per terra, e sembra star vaneggiando e urlando con gli occhi spalancati, quasi spiritati. Vedo qualcosa di strano su quest'uomo. Fammi un tiro di interazione, può farlo anche Yoshida, sarà molto difficile. Ok. Puoi usare l'interazione della stand. Ok. Dici a me o Yoshida? A entrambi. Ok. Beh, ho naturalmente fatto tutti... 23. Ah, però, dammi un secondo. Forse Yoshida c'ha anche più di me in interazione. Infatti, 24. Mi sono 24. Beh, l'uomo sembra soltanto una persona estremamente esasperata. Non sembra affatto una persona, diciamo, è grasso, relativamente brutto. Dall'aria del tipico personaggio secondario fatto apposta per essere sgradevole che c'è in JoJo. Ma non è con gli occhi né con l'udito che notate qualcosa di strano. Attorno a voi l'aria si fa pesante e chiaramente percepite questa, appunto, questa presenza. Non sapete come, ma questo deve essere il lavoro di una stand nemica. No, ha detto la frase "he said the thing". Non sai come, non sai perché, non vedi nessuna stand, ma avete entrambi questa impressione. Cosa sta dicendo l'uomo?
È soltanto un adesso lasciatemi in pace, insomma, maledetto piede piatti, e sembra insultare appunto il poliziotto. Indirizzo, stai lontano. Pensi che non sappia farmi valere? E ovviamente al volto estremamente cupo e sta soltanto sbraitando e puntando in avanti la mazza da baseball in giro. Sai cosa voglio fare per ora? Voglio capire se è un utilizzatore di stand nel mentre Kazuo e Connor corrono. No, ti spiego come. Non voglio fare tiri per capirlo. Rimango all'inizio della folla dietro al poliziotto e mando Centauro direttamente davanti alla faccia del tizio, facendolo arrivare improvvisamente davanti alla sua faccia. Ah, mi piace. Allora, molto... prenditi un punto giogiolità, okay. Ovvero un punto eroismo, perché è una buona pensata. Ma l'uomo non sembra reagire quando tu fai partire Centauro in avanti, e sta ancora guardando il poliziotto, eppure quando Centauro si avvicina di molto all'uomo, vedi che in maniera quasi, che sembra quasi involontaria, sembra spostarsi per evitare che la tua stand lo tocchi. Ok. Scusami Chris, non ho capito. Mi sembra cosciente di aver fatto questa cosa, oppure cioè tipo ha guardato un attimo la stand che non ha guardato, non ha mai guardato la stand, tutto il tempo ha continuato a guidare e guardare prima di tutto il poliziotto e poi ogni tanto i passanti, ma non ha mai posato lo sguardo su di te né sulla stand, e a un certo punto ha soltanto fatto due passi minacciosamente verso il poliziotto, che non è al centro della folla, e facendo così ha evitato, per una curiosa coincidenza, Centauro. Ok, guardo Yoshi. Ah, vai Yoshita, vai. Ok, Yoshita cercherà di entrare con molta tranquillità dentro al è di fronte all'entrata. Ah, è di fronte all'entrata. Non è dentro. Allora cercherò di avvicinarmi a lui molto lentamente, molto tranquillamente. Appena ti fai notare, esco per cui folla. Farai i primi due passi fuori dalla folla, il tipo ti vede, gira la mazza del baseball. Che pensi di fare? Perché vuoi che prenda ammazzate anche te? Non ci metto niente! Ehi, andiamo. Cos'è tutto questo problema? Perché sei così arrabbiato? Avanti, parlamene. Ti sei fermato? Stai continuando ad avvicinarmi? Sto continuando ad avvicinarmi e metto le mani davanti. Sempre sorridendo, sempre sono un amico. Vedi che l'uomo fa due passi indietro e impugna la mazza da baseball con due mani. Dico sul serio, smettila di avvicinarti, io giuro che ti spacco la testa. Ok, vorrei, continuo a farlo tipo, non c'è bisogno che hai paura di me, dimmi soltanto qual è il tuo problema. Vorrei attivare il potere della mia stand mentre lo faccio. Puoi descrivere qual è il tuo scopo per attivare il potere del tuo stand? Cioè, che cosa farà con quello? La mia idea è che mi sto soltanto avvicinando e nel momento in cui lui quasi ovviamente cercherà di colpirmi, io gli impedirò di colpirmi. Violentemente, perché? Vai sulla mazza. Ok, allora io farò un tiro. Ok, adesso Yoshita... Tu mi fai prima un tiro di magia, mentre ti avvicinavi l'hai fatto, sì. In una partita di preparazione, poi farai il tuo tiro di violenza. Ok, allora, perché lui mi attaccherà. Quando sarai abbastanza vicino, lui ti attaccherà. Se posso chiederti, Master, mi sa che Jonathan svetta rispetto al giapponese medio, giusto? Sì, c'è questo ciuffo di capelli che spunta tra le persone. Mi giro verso, da come me lo sono immaginato, sinistra, per vedere se stanno arrivando Kazuo o Connor. Stiamo arrivando al nostro corso di raccolta anime oppure... Non si vedrà tra poco. Ok. Okay. Questa cosa, no. Se volete fatemi dei tiri di movimento, le vostre stand non possono aiutarvi più di tanto.
che non riusciate a giustificarmelo bene, sono fatte per essere fighting. Beh, io mi immagino che Kazuo e Connor che salgono in te a cavaceccio delle loro stand. Andiamo. Non credo. E la stand di Kazuo pensa che schifo. Ho fatto 20 su movimento. Ho fatto 6, fantastico. E non voglio non correre troppo velocemente perché ho il kilt, quindi avrei che 20 esatto. Allora, se porti il kilt senza mutande sei un po' figlio di stocco. Kazuo. Kazuo si ricorda di tutte quelle classi di educazione fisica che chiaramente fa e fighta in scatto e guadagna molto terreno anche su Connor, che comunque sta arrivando in corsa, ma è un po' che non si è abituato a correre così tanto. Adesso, okay. In secondo facciamo il tiro di magia e poi il tiro di violenza per Yoshida. Ho il dubbio che la magia fallisca. Ci ha fatto 14, quindi sì, mi sa di sì. Minimo accettabile è 15. Non ho una capacità minima o... Non per i poteri della stand. A proposito, parlando di questo sistema di gioco, sai cosa sarebbe incredibilmente utile? Il manuale! Non si fosse dimenticato di... Sì, per favore, prendilo. Se il master non si fosse dimenticato di prendere il manuale, poi... Se vuoi ho il manuale anche qui a no, casa. Lo guardo io perché sono io il master, mettilo via. Quindi la magia purtroppo è fallita, però mi puoi comunque provare il tiro di violenza. So che di base è una violenza un po' scarsa, mi dispiace davvero, hai fatto un tiro di merda. Adesso facciamo il tiro di violenza, puoi semplicemente metterci da stand, e il che è una fortuna perché, contando la violenza del tuo corpo e la violenza del tuo stand, il risultato è un più uno perché Yoshida è paralitico. Mi dispiace sinceramente. Anche a me dispiace. Magari che ne sai, fra triplo 20 adesso. Vediamo. Ritorna per un attimo chiamato, non paralitico. No, però fa 18. Meglio da niente. 18. Ora, però ti spiego qual è il problema. Che in un momento, quando si è abbastanza vicino, l'uomo sembra tipo... Ho detto indietro! Solleva la mazza e tu paiti e tu allunghi il braccio, sì. Ma solo un pugno viola. Il risultato che ti aspettavi, paita e spezza la mazza... con facilità ancora quella. Non ti aspettavi che le orecchie dell'uomo schizzassero sangue e due pugni blu semitrasparenti spaltissero fuori, colpendoti violentemente in volto. Va bene. Perdi un punto di valore. Cioè, sono usciti dei pugni semitrasparenti dalla testa del tizio? Le orecchie hanno schizzato sangue e la folla Willa perché chiaramente le ha viste, e due... delle solite di avambracci che però si restringono e si rinfilano nelle orecchie, sono paititi fuori e hanno tirato e uno delle mani ha tirato un pugno in faccia a Yoshida. Ok. Facendogli anche sputare sangue, ma sappiamo che sputare sangue in JoJo non vuol dire niente. Ok. Sputare sangue saliva ultimamente in JoJo, onestamente. E specificatamente questi pugni ti colpiscono. Appunto uno ti prende in faccia, vieni sparato leggermente indietro e poi riesci a riassestarti velocemente grazie all'enorme forza fisica di Master of Puppet che ti regge, sputi un attimo di sangue, ed è sangue che ti scende dal naso, riguardi, sei tipo ti aspetti che oramai questo tipo sia uno stand user che ti ha attaccato, ma rimani piuttosto sorpreso quando il tipo si mette le mani alle orecchie e inizia a urlare di dolore in maniera inaspettata. E anche te, e entrambi, che siete sul posto, vedete che la folla sembra agitarsi, quindi vedono quantomeno il sangue che è schizzato fuori dalle orecchie. Te l'ho detto, vedo... domanda, vedo ancora i pugni fuori dalle orecchie? Sì. Provo. Allora, la scena è questa, dimmi se è fattibile. Jonathan, rimanendo sempre all'inizio della folla... lui rimarrà fermo, Centauro partirà una delle lance, diciamo, da cavaliere che ha Centauro al posto delle braccia, partirà, proverà a colpire con precisione una delle piccole braccia che a quanto pare sono uscite dalle orecchie da questo tizio, utilizzando la mia magia.
immettere vibrazioni all'interno di questo stand. Sì, ok. Mi fai un... la statistica dello stand. Se... dando per scontato che Jonathan rimanga fermo, puoi dargli il tuo dado azione, quindi tiri generando il dado bonus e ci aggiungi la magia dello stand. Ok, quindi se ho fatto tutti i calcoli bene sono 3 di 20 più 5. Bene. 3 per i valori di centauro, 2 per i miei e 3 di 20 perché è un tiro cooperativo, diciamo. Sì. 20. Ok, allora... se non sbaglio, l'effetto del tuo incantesimo è la fulmine siderale, giusto? Esatto. Daito, fammi accecare, per favore, le magie acciaio. Oh. Questo posto è un po' incompiante. Ricordami una cosa, Master. Il tiro, il dado giogiolità, che sarebbe il dado eroe, sì. Si può utilizzare anche per rifare un tiro? Allora, No, non è che voglia rifare qualcosa, mi va bene questo tiro qui. No, volevo giusto sapere le cose che potevo fare con il dado eroe. Ti dico, allora, adesso ho ancora i ricordi un po' vaghi, però adesso ti dico che lo usiamo così, perché è quello che mi ricordo che fosse, potrebbe essere sbagliato. No, se non sbaglio, dai ricordi della campagna di Anime Sangue, sia per questo oppure per aggiungere un dado, se non ricordo male. Era... ti faceva tirare un dado, un D20 aggiuntivo, e ti dava un più 10 alla prova. Ok, va benissimo. No, non ho intenzione di utilizzarlo adesso, era giusto per... Allora, fulmine siderale, se hai fatto 20, causi meno 5 al valore. Un'altra domanda, perdonami. La magia totale per la mia riserva di punti magia si calcola soltanto con lo stand, con il mio o tutti e due? La cosa totale dello stand sono i punti magia che hai. Okay. Quindi tu prendi la magia dello stand, che appunto è le due cose sommate, quello raddoppiato. Ok, ho 10 punti magia, giusto per saperlo. Okay. Tu ne hai spesi 2. Ok, va benissimo. Quindi sono 8. Tu vedi, adesso faccio una cosa anch'io. No, decisamente no. Quindi, tu vedi, o meglio, Yoshida vede partire oltre di lui questa appunto quasi una lancia da torneo attaccata ad un tentacolo quasi meccanico che schizza in avanti. Infilza una di queste braccia che sembra stare per modellarsi attorno, quindi per evitare il colpo. Infatti si sembra che la perforazione non faccia niente, ma in quell'istante i contorni della lancia di Centauro diventano sfocati e mal definiti quando inizia a vibrare molto violentemente. Questa vibrazione percorre tutto il braccio, vedi che si estende anche all'altro e le braccia si ritirano, mentre l'uomo finisce di lamentarsi, sta sanguinando anche da una narice, un occhio è piegato nella direzione sbagliata e sembra fermo per un secondo, fa parecchi allori in avanti e la sua testa scoppia. In un'esplosione di sangue. La folla urla, diverse persone scappano, la gente... cazzo sta succedendo? Forse... che ha soltanto alzato una mano per provare a fermare Yoshida. Io ora non so cosa sta succedendo, perché io vi ricordo che dal suo punto di vista Yoshida ha camminato di fronte a lui e ha alzato sputando sangue mentre la mazza da baseball di quest'uomo esplodeva a mezz'aria. Quest'uomo ha cominciato a sanguinare dalle orecchie e poi la testa gli esplosa. Domanda, Jonathan può avere la coscienza di... ma il potere di Centauro non fa questo? No, non lo fa. A meno che tu non avessi fatto un colpo molto preciso, ma alla testa. Esatto. Le vibrazioni non sono così violente che indirettamente possono far scoppiare. Cioè, se Centauro colpisce una persona, è lì che probabilmente il sangue inizia ad uscire dalle orecchie e dal naso, non... Esatto. Ma... sì, no, non pensi... rimani scioccato, pensi tipo...
l'ho fatto io quello. No, non è possibile, non l'ho fatto io. E fatemi anche un tiro di movimento, sia Kazuo che Kono. Ho giusto per loro due. Okay. 20 più 2. È molto la scena, fantastica. Ho fatto 10. Ho fatto 20, no, ho fatto 11. Sono un corridore del merda, che cavolo è? Kono, te ti devi fermare un secondo a riprendere le chiate e poi riprendi a correre. Mentre Kazuo è ritmico, meccanico, professionista, un vero professionista mentre corre. Praticamente per Morio Cho si vede questo tizio alto un metro e saltare vecchiette, scivolare sulle macchine, correre come un ladro. E non è la cosa più strana della giornata. E niente, c'è quasi questo tizio enorme che sta caravanto dietro con la mano sulla milza e fa... E la milza... Allora, ok, quindi adesso cominciamo a usare l'iniziativa. Visto che ha fatto dei fantastici tiri, Kazuo arriverà il prossimo turno, probabilmente facendo una capriola multipla. Mentre bisognerà ancora vedere un attimo per i Cornol. Quindi loro salteranno un attimo questo turno. E intanto che c'è questo effetto, c'è il colpo la cui testa esplosa in un enorme fiotto di sangue. Probabilmente Yoshida si è ritrovato un po' imbrattato. E ovviamente c'è il panico generale, ma a voi non interessa. Quindi, la stand nemica. Voi vedrete che il corpo sembra inerte, e poi a un certo punto dalla gola partirà un altro braccio, stavolta un po' più articolato, sempre apparentemente di questo blu semitrasparente, che schizzerà di nuovo provando a colpire ancora Yoshida, che è la persona immediatamente più vicina. Non ha ancora agito, quindi può schivare in teoria? È un'azione che va preparata dal turno prima. Ah, ok, va benissimo. Questo vuol dire... Cioè, tu devi tenerti la parte, è una... Devi scegliere dal turno in cui puoi farlo di tenerti la parte dei dadi. Sì. Quindi, adesso... fammi vedere... In realtà adesso, visto che Centauro gli si è avvicinato o è... Beh, per colpirlo... Sì. No, sì, Centauro ha stand vicina, quindi deve essere entro 5 metri per colpire, se ricordo bene. Quella è la distanza, fammi pensare... No, scusami, sì. A cui si attiva il potere, quindi Centauro deve essere entro 5 metri dall'obiettivo che esatto, vuole colpire. Sì. Ok, in realtà allora la stand, visto che Centauro è quello che gli ha causato un grosso danno fin da subito, partirà questo pugno che invece è diretto verso l'elmetto che costituisce la faccia di Centauro. Chris, se ricordo bene, grazie a stand veloce io ho un dado in più per le azioni di movimento, e soltanto per quelle, giusto? Cos'è che hai? Stand veloce. Dovrebbe essere che tu hai un dado extra che puoi solo usare per muoverti, sì. Ok, va bene. Però ancora non posso schivare, va benissimo. No, scusami, puoi dirmi che userai... Quando sarà il tuo turno? Sì. Perché userò quel dado bonus per schivare, va benissimo. Potrai scegliertelo di tenere da parte per evitare i prossimi attacchi. Magari sto pure facendo una cazzata, per adesso... Tranquillo, vai. Intanto, allora cambio un secondo il brano. Perché questo è fin troppo tranquillo. Per adesso che non è una completa... lotta, ma è più tipo che sta succedendo. Più che altro vediamo questi pugni provenire da dove? Prima era dalle orecchie dell'uomo. Uh-huh. Adesso è quest'unico pugno, braccio, sta spuntando dai resti della gola dell'uomo, dal corpo decapitato nella quella testa che è esplosa, è partito il pugno. È ancora in piedi, però il corpo è esploso, giusto? No, il corpo è caduto. Ah, ok, quindi è disteso per terra, va benissimo. E questo pugno parte, tu non ti eri preparato, non eri preparato a un attacco così rapido, Jonathan. Il pugno colpisce in pieno l'elmetto di...
di centauro, vedi una leggera inclinazione sul boido superiore dell'elmetto, e in quell'istante un taglio ti si forma lungo il sopracciglio sinistro. In verticale, praticamente, finisce lì così, lasciando un piccolo schizzo di sangue. Perdi un punto di valore. La tua stand perde un punto di valore. Mm-hmm. E contemporaneamente lo perde anche il tuo corpo. Va benissimo. Ho in mente un piano, però potrebbe rendere davvero l'agente di Morio Chop traumatizzata a vita, quindi... Ehi! Hey. Prego! E... Sei il mondo delle opportunità. Con Rikazuo. No, Kazuo arrivati... deve arrivare al prossimo turno. No, Kazuo Connor mi deve fare un tiro di movimento. Ok, fantastico. E ho fatto 15. Buono. Ti ci vorrà un po', però c'è, però arriverai. Più lenta. Okay. Ci metterai... Un paio di turni? Due turni, perché Kazuo ha fatto due volte 20 e quindi ti ha messo uno solo. Okay. Tu hai fatto due fallimenti piuttosto miseri prima. Hai ottenuto quello che generalmente è il risultato minimo accettabile. Ok. Connor, allora, il tuo stand è più grosso di te? Il mio? No, no, Connor. Più grosso. In che senso, più, più grosso? Più valore oppure... No, 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 più grosso di dimensioni. Più grosso di me. Ok, allora sarebbe buono iniziare a... Se stai crepando nella milza, ti aggrappi e ordini al tuo stand... Che cos'è? Blind Guardian. Ecco, sì, vabbè, d'accordo. Di correre. È Blind Guardian, esatto. Al prossimo turno. Io ve l'avevo detto, se me lo giustificavate, io potevo aiutare... No, seriamente, non però nessun modo in cui potrei cavalcare Blind Guardian, non ha senso. La forma non è fatta per essere cavalcata, direi. Okay. Comunque, andiamo avanti. Allora, tocca direttamente a Jonathan. La scena è questa, mi direi tu se devo tirare violenza o interazione. Centauro prenderà il corpo dell'uomo, magari anche in malo modo, però tanto è la testa gli esplosa, non penso che avrà molte ripercussioni. E lo butterà all'interno del mini market. Allora, tu fai questa cosa, visto che il tuo intento non è di ferire il corpo o di distruggerlo, il tuo intento è di scaraventarlo via, quindi è movimento. Ok. Poi griderò a tutti quanti gli altri: andate via! Andate via! Ma penso che mi ascolteranno, perché... Ma la gente sta già andando via, la testa di un uomo è esplosa. Ma... Tiro di movimento, naturalmente, con le cose della stand. Ok, tirerò con un 3. Vediamo. Oh, 14, bassino. Allora, anche l'agente di polizia, che era uno degli ultimi rimasti, è stato tipo, ma che cosa sta succedendo? E scappa via, lamentando tipo, no? E balza via e scappa. Quando due orribili perforazioni si aprono sul cadavere, si solleva e viene scalaventato sfondando una finestra del mini market e presumibilmente e viene lanciato alla parete opposta. E mi tengo il dado bonus che mi dà stand veloce per schivare. D'accordo. Questo lo posso usare solo la stand. Se qualcuno dovesse attaccare Jonathan non potrebbe usarlo. Ok, va benissimo. Ok. Anche se Jonathan non dovrà schivare, a meno che qualcuno non tenti di accoltellarlo direttamente. E questa è la differenza. Tu non vedi, inizialmente non vedi nessuna differenza dal corpo, se non che appunto lo hai trafitto con due lance, quindi ha due gravi ferite che stanno sanguinando copiosamente. Perché ricordiamo, ragazzi, Alessio sa cosa sta succedendo, Jonathan non ne ha idea. Jonathan sta improvvisando. Yoshita, tocca a te. Ehi, il cadavere è stato lanciato là dentro, giusto? Dentro al mini mic. Quanto dura la magia qua dentro? Allora, in anima e sangue dura finché non lanci un altro incantesimo continuato.
o finché tu non perdi i sensi o lo lasci decadere. Ok, quindi può essere così anche qua dentro, anche sì, in questa variante. Se al limite tipo te lo tolgo se è una scena che lo stai tenendo attivo, okay. Ma allora mi vado soltanto. Grazie Jonathan. E provo di nuovo. Ok. Eccolo. Ok, 21. Questo vuol dire che al secondo risultato dammi a guardare, sì, sempre le magie acciaio. 79. La nostra migliore amica. Ok, puoi spostarti 5 punti. Quindi adesso ti mostro la tua scheda e tu mi dici dove li togli. Magia acciaio. Sì. Provo a fare lo spoiler. Provo a fare uno spoiler. Hai posizione d'attacco. Lo vedrai in un secondo. Cosa te lo fa pensare? A meno che non parte un pugno dal tuo stand, che sarebbe comunque fighissimo. Non cambia il tuo valore questo. Va bene. Solo per... Quindi, vuoi che descrivo io cosa si vede? Faccio io. Vai. Molto banalmente... semplicemente vedete lo sguardo di Yoshida che si fa un po' più lugubre e apparentemente sul momento non vedete nessun cambiamento, ma Master of Puppets inizia a emanare questa sorta di aura, una di quelle aure da personaggio malvagio, praticamente questa aura luminosa viola. Probabilmente ho i segni con scritto, le scritte minaccioso in parte, e inizio a camminare verso l'interno del mini market. Questo vuol dire che però, che visto che stai camminando di dentro, si nota la differenza adesso. È quello che fa posizione d'attacco. Vedo. Ora, la differenza principale che notate è che... Notate che quello che è qui è che... I miei movimenti si sono fatti tremendamente più imprecisi, sembro quasi uno zombie, continuo a penzolare in giro e a camminare molto più distrattamente. Una persona vedrebbe il suo movimento come, appunto, ciondolante, sembra stia le gambe, le ginocchia, le braccia stanno dondolando. Tu, Jonathan, riesci a vedere un po' più precisamente e ti rendi conto che molte meno braccia stanno reggendo il suo corpo. Le sue braccia, precisamente attorno ai suoi pugni, ce ne sono a decine chiuse a pugno. Sì, è diventato come un Buddha. Il potere di Master of Puppets è soltanto di generare Haiti. Posizione d'attacco vuol dire che smette di muovere precisamente il corpo di Yoshida e invece tutte quanti si mettono a tirare cazzotti assieme. Ovviamente questo vuol dire che dedicando meno tempo a muovere precisamente Yoshida, il corpo va un po' dove vuole lui. Quindi praticamente Yoshida è entrato in modalità matto del baretto, mi stai dicendo? Siamo lì. Va bene, dai. E tu hai usato tutti i tuoi dadi, quindi farai quei due passi, sì, con questa scenetta figa. Sì. E la finiamo qui. Nuovo turno. Kazuo arriva e invoca la strada, appunto, fa la sua... Aveva incrociato gente terrorizzata. Sì, Kazuo, vieni superato da persone terrorizzate e un poliziotto che è tipo non voglio averci niente a che fare. Puoi pagare la base queste stronzate. Seduto! È davvero posseduto da uno spirito maligno! Ehi, ci è andato vicino! E tu prosegui e arrivi appena in tempo per assistere a una precisa scena. Ok. Allora... è il turno della stand nemica e adesso tirerò una cosa e poi tu, se vuoi, Alessio, puoi già tirarmi sul movimento della stand per farmi la schimata. Okay. Con un solo dado. Sì, ovviamente. Perché io spero solo che il potere del mio stand sia a dare a Matosta direzionarlo, 14. Perché se no Yoshida si ritrova a terra di nuovo mezzo morto. Non sarebbe divertente. Allora, normalmente il tuo potere ha un preciso bersaglio. Ok, meno male.
ha funzionato su Yoshida quello perché lo stavi usando impropriamente e senza aver scelto un vero bersaglio, quindi è colpito il primo possibile perché hai fatto un tiro troppo basso di magia. Certo, ma... certo. Va bene. Allora, adesso ti dico cosa succede in un secondo. Dal colpo, un altro due braccia scattano entrambi dal resti della gola di questo colpo e tentano di prolungarsi molto lontano cercando di colpire il centauro, che però si scansa. Se vedete, parte quasi una sgommata, fa una ruota su se stesso evitando queste due braccia che istantaneamente sembrano ritrarsi, e dalla folla che ormai si è completamente dispersa, alle tue spalle, Jonathan, senti una voce. Ah, che seccatura! E ti giri in tempo perché un pugno ti prenda dritto sullo zigomo. Quindi, Alessio, mi dispiace, ti devi togliere un altro punto di valore, sia dal colpo che dalla stella. Ok. E tu ovviamente fai dei passi indietro, ti passi il polso per puliti, uno schizzo di sangue dal labbro che deve essersi rotto, e l'uomo che ti trovi di fronte, mentre la stand finalmente fuoriesce dal colpo, è questo.